Buongiorno! Siamo in postazione però senza Manu perché siamo fermi al distributore di benzina Coraleco e Manu è andato a pagare appunto per fare benzina. Adesso dobbiamo fare i nostri soliti servizi, quindi lavare il camper assolutamente, perché sono giorni in cui l'umidità è alle stelle. Siamo tutti appiccicosi, comprese tutte le cose che sono all'interno del camper e il camper all'esterno, quindi è un casino. Però va bene, appunto lo laveremo, faremo lo scarico, faremo il carico dell'acqua, perché poi ci spostiamo a Puerto del Rosario. E andiamo a Puerto perché ci aspettano 4 giorni di lavoro super super intenso con Nick e Silvia. E però per adesso non dico ancora niente, perché lo vedrete più avanti. E sappiamo solo che saranno appunto dei giorni molto intensi, ma ne vedremo delle belle sicuramente. Noi non vediamo l'ora, siamo super gasati, super contenti. E niente, adesso ci aspetta questo piccolo viaggetto fino a giù e poi ci rimboccheremo le maniche e si comincia a lavorare sodo. Ecco, Manu è tornato. Hola, che tal? Guarda che non sei così brutto come pensi. Grazie, perché lo dici, grazie. Perché dici di essere preso male oggi? Stamattina sì. E lo è colpa dell'umidità. Ora ci mettiamo in coda e facciamo diventare il nostro camperino vecchio un camperino nuovo. Hai già detto dove andiamo? Sì. Bueno. Però non ho spoilerato ancora. Dobbiamo per forza lavare il camper adesso, perché l'umidità... L'ho detto. E il sale, questo non l'ho aggiunto, ma aggiungilo. La salsedi nel vento, raga, veramente rovina. Ma che buio che sei. Va bene, vai, continua. Rovina i mezzi. Sì, rovina qua i camper si rovinano di brutto. Quindi non siamo maniaci noi, un po' lo stiamo della pulizia, ma non è assolutamente questo il caso. Dobbiamo lavare il mezzo. Lavare il mezzo. E poi cosa hai detto? Dove si va? Cosa si carico, fa? Scarico, si va a Puerto perché ci aspettano dei giorni intensi. Vedremo quanti giorni, mi hai già detto cosa andiamo a fare? No. Va bene. Surprise. Va bene. Arrivati a Puerto, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare velocemente: lavare il camper, rifornirci d'acqua, scaricare. E adesso Daria è appena rientrata dalla spesetta qui a Puerto. Abbiamo comprato qualcosina. Sta piegando la borsetta a suo modo. Adesso aspettiamo. Stiamo aspettando che Nick e Silvia ci invino la loro posizione su WhatsApp e li raggiungeremo. Perché, come vi anticipava Daria, oggi inizieremo queste attività congiunte insieme a Nick e Silvia, che vi anticipo già, perché tanto non c'è nessun tipo di segreto da mantenere. Oggi inizieremo un'attività di, passatemi il termine, restauro, è forse un parolone, non è un parolone, restyling. Diciamo che daremo una rinfrescata al camper di Nick e Silvia, appoggiandoci all'interno di una struttura che ancora noi dobbiamo vedere, crediamo sia un capannone al chiuso, di altre persone che poi conosceremo arrivati direttamente lì. In sostanza, che cosa faremo? Riverniceremo esternamente tutto il camper, rifaremo le sigillature dei profili e dei vari oblò e finestre e qualche altro ritocchino qui, ritocchino lì. Perché rinfrescate, non vero un vero e proprio restauro, perché non mi anticipo nulla, anzi dai, ne parliamo arrivati direttamente lì. Noi terminiamo di sistemare tutto quello che c'è da sistemare, abbiamo sempre le nostre tavole in mezzo ai piedi, ci rimettiamo in marcia appena ci arriva la posizione e ci aggiorniamo a breve. Noi siamo arrivati, siamo a Puerto del Rosario, il capannone l'abbiamo visto, Nick si è già parcheggiato all'interno. Vi spiego un attimino che tipo di intervento faremo in questi giorni. Oggi è martedì, dovremo avere il capannone a disposizione fino a venerdì, comunque quei tempi dovremmo starci. Allora, dobbiamo dare una rinfrescata, come vi dicevo prima, al camper di Nick. Come lo faremo? Perché faccio questa premessa? Adesso carrozzieri del mondo
non insorgete, perché sappiamo che non sarà un intervento fatto a regola d'arte, ma è un intervento che dobbiamo svolgere rapidamente, senza investire né troppo tempo, ma soprattutto né troppo denaro. Come interverremo per rinfrescare questo camper? Allora, lo andremo a ridipingere tutto, ovviamente, non utilizzando una pistola, ma utilizzando dei rulli, rulli di varie dimensioni, per ridipingerlo. Ovviamente, adesso poi quando andremo dentro ve lo farò vedere meglio, ci saranno tutti dei brevissimi lavoretti da fare a premessa, tipo, poi ripeto, li vedremo, rimuovere i profili, rimuovere le finestre per andare a ridipingere quei rulli, stanno passando camion intanto, dicevo, per andare a ridipingere quei rulli molto più, in maniera più snella, più rapida, senza problemi, dovremo rimuovere tutte le sigillature presenti sul camper, quindi adesso entreremo dentro, vi farò vedere un attimino la situazione e vi spiegherò passo passo che tipo di lavoro che faremo sul camper. Quindi non mi anticipo nulla, adesso ci facciamo un pranzetto tutti insieme e poi andiamo subito. Sì, io mangio il pane con l'aglio oggi. E iniziamo subito. Allora, ci troviamo dentro il capannone che è stato gentilmente messo a disposizione di Nick e Silvia. Dietro di me c'è il camper di Nick e Silvia. E in ordine, che tipo di intervento faremo? Allora, la primissima cosa sarà quella di rimuovere tutte le vecchie sigillature del camper, ok? Una volta rimosse le sigillature, o più o meno contemporaneamente, andremo anche a stuccare con dell'apposito stucco per alluminio tutte le crepe, le fessurazioni sparse in giro per la cellula. Terminato questi due interventi, che richiederanno un po' di olio di gomito, soprattutto la rimozione delle vecchie sigillature, andremo di fatto a sgrassare tutte le superfici, le pareti laterali, dietro e sopra, del camper. Una volta sgrassate tutte le superfici, solo in quel momento inizieremo a ritinteggiare, quindi a ridipingere, a rinfrescare la nostra cellula utilizzando dei rulli e uno smalto sintetico apposito, insomma, che quindi mantiene elasticità e non si spezza, e appunto per ridipingere tutto con i nostri rulli. E naturalmente, lo ripeto ancora una volta, un lavoro che non sarà eterno, perché non andremo ad applicare un fondo, un primer, non andremo a fagliuzzare, insomma andremo a ridipingere sopra la vecchia verniciatura opportunamente sgrassata, quindi il lavoro non sarà eterno, però siamo abbastanza fiduciosi e sicuri che in realtà per un buon periodo si manterrà più o meno inalterato, anche perché, lo ripeto ancora una volta, è un tipo di intervento che vogliamo fare intanto in poco tempo e soprattutto spendendo meno possibile. Ieri siamo andati a fare la spesa di tutti i prodotti, i materiali che ci servivano, siamo già a posto, utilizzeremo circa, così la previsione, 5-6 tubetti di Sikaflex per rifare le sigillature, perché questo non l'ho detto, ovviamente al termine della rinfrescata con lo smalto di tutta la cellula andremo a risigillare tutte le sigillature che precedentemente avevamo rimosso. Adesso non perdiamo più tempo, noi ci andiamo a fare un pranzetto insieme, poi torniamo qua e iniziamo subito con i lavori della giornata. Allora, qui abbiamo la lista della spesa, abbiamo 4 litri di smalto sintetico bianco, speriamo basti, un'altra latta di smalto sintetico rosso, qui abbiamo il nostro stucco per alluminio, un po' di tubetti di silicone, un solvente per rimuovere per le sigillature, per sgrassare tutta la carrozzeria, una serie di rulli di varie dimensioni, piccolini, più grandi, qui abbiamo le vaschette che serviranno ovviamente per la vernice, pezze e pezzette per sgrassare, un po' di teli di plastica per coprire le parti che non andranno imbrattate, rotoli in abbondanza di nastro carta, guanti, due bombolette di acrilico che ci serviranno per fare degli piccoli interventini di pulizia. Costo totale del pacchetto 140 arrotti euro. Iniziamo intanto a togliere i profili plastici laterali. Questa operazione ci permetterà poi di sgrassare, pulire, rimuovere tutte le vecchie sigillature per bene e anche di andare a riverniciare con più serenità. We'll be right back.
Adesso abbiamo veramente rimosso tutto quello che c'era da rimuovere. Lo vedete qui il camper, abbiamo tolto tutti i profili laterali, questo ci agevolerà intanto la riverniciatura. E poi comunque erano tutte siliconature che dovevamo rifare, ci ha permesso di vedere anche diverse situazioni. Anche da questo lato la situazione è identica, come vedete finestre tolte e i vari profili laterali rimossi. Adesso finalmente possiamo iniziare a rimuovere tutte le vecchie sigillature. Nel frattempo è arrivata anche Daria che adesso ci dà una mano e iniziamo anche a sgrassare il tutto. Sono un po' perplessa perché secondo me questa bottiglietta non basterà per fare tutto il campo. Chiaro, ne prenderemo altre. Però, insomma, intanto iniziamo. E allora, mentre Daria e Silvia continuano a sgrassare tutta la scocca del mezzo, noi andiamo un attimino su e iniziamo a stuccare questa parte. Vedete, qui siamo nella mansarda. C'è questa crepa, adesso utilizzeremo questo stucco per alluminio col suo indurente dentro e andiamo a stuccare tutta questa parte. Qui ormai questa sera sono le 21 Canarie, ci ha fatto il favore Roberto di lasciarci lo spazio a disposizione per rimanere anche dopo l'orario di chiusura, quindi noi continuiamo. Adesso è arrivato il momento di scoccettare tutti i profili prima della verniciatura, che a questo punto credo che inizieremo a fare mañana per la mañana, domani mattina. Sono tornata anch'io. Vamos! Coco, Naya, qui, dai, qui, Naya, Coco, Coco, dai, qui Coco. Stiamo adesso mettendo il telo di plastica protettivo per quando andremo a verniciare sotto alla mansarda e ci siamo quasi per oggi. Ci siamo. Allora, qui sono le 23 in punto, oggi abbiamo iniziato alle 5:30? 5:30. 5:30, intanto qui c'è una setta satanica in corso. Facciamo un recap dei lavori di quello che abbiamo fatto oggi. Allora, abbiamo prima rimosso le finestre, tutte le finestre del camper. Quindi abbiamo rimosso tutte le finestre. Successivamente, ormai vabbè, finiamo il giro. Ecco qui. Abbiamo ovviamente rimosso tutti i vari profili di plastica presenti nel camper. E questo lavoro lo abbiamo fatto per agevolarci poi le attività di pintura nel camper, per lavorare più comodi. Quindi tolte le finestre, tolti tutti i profili, abbiamo iniziato a rimuovere tutte le sigillature intorno al camper, sul tetto soltanto di un oblò in quel caso, perché lo meritava. E cosa abbiamo fatto dopo aver rimosso le sigillature? Ah, abbiamo iniziato a sgrassare tutte le pareti laterali. E terminato di sgrassare tutte le pareti laterali, abbiamo iniziato a scoccettare tutto lo scoccettabile del camper. Ovviamente qui la zona del vano motore, del cofano, l'abbiamo coperta con un telo protettivo, visto che domani dovremo, ciao Naya, verniciare anche la mansarda sotto. Vabbè,
Qui sono le 23 in punto, appunto. E adesso come ci siamo organizzati? Adesso Nick ha tirato fuori fornello da campeggio, pentola e quattro pizze. E domani mattina, adesso mangiamo, torniamo qui, laviamo il tetto, quindi sgrassiamo per bene il tetto e iniziamo già a dare la prima mano di vernice. Ma non vi anticipo nulla perché lo vedremo direttamente domani. Le mie cagnoline, bim bum bim bum bim bum ba. Chi è mio amore? La mia principessa, chi è? Mm?